Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Shadow of the Tomb Raider. Un po' complicato come nome. Allora, nello scorso video ci siamo visti tutti i filmati di introduzione e in questo video andremo avanti nel gioco, quindi inizieremo a giocare il gioco vero e proprio. Allora, qui ci sono molte persone con cui possiamo parlare. Parliamo con questo bambino. Guarda, è per mio padre. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Questo bambino sta sventolando coso che fa luce. John è al cancello. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre toccate da pesca. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. La mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao. Ok. John, ci sono. Questo è tipo un cimitero. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Ah, siamo proprio in un cimitero. Allora, da qua dobbiamo andare avanti. E dobbiamo seguire Dominguez. Dobbiamo passare di là. Anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino in fondo. Sì, signore. Sono pronti a tutto. A quanto pare sta andando di là. Già, non dobbiamo dare nell'occhio. Non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Ok, dobbiamo passare di qua. Sì, sì, ho capito. Disculpe, segnata. Colpa mia. Ok, allora di qua non si può passare, quindi credo che dobbiamo passare di qua. Ok. È scattata una trappola nel primo sito. Crediamo sia stata Croft. Aspetta. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. Ok. In modo di avere stavamo per essere scoperti. John, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Questo vicoletto non mi ispira molta fiducia. Però noi ci passiamo lo stesso. Dottor, sono molto de sus hombres. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Ok, scendiamo di qua perché a stare lì non è sicuro. Sì, parla il comandante Rourke. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene, la troveranno. Bene, non voglio che entri nessuno. Ok, stavamo per essere scoperti. Per l'ennesima volta. Questo vicoletto non è molto, molto bello come posto. Come? Chiudi la porta quando esci. Certo. Ok, non so che... Non... Tranquillo, va a giocare. Ok, dicevo... Non capisco come possa essere quello un ufficio.
John, sono entrati nella zona di scambio. Ok. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Teoricamente devo passare di qua. Dobbiamo scavalcare. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Ok, sta succedendo qualcosa. E dobbiamo correre a controllare. Vi prego, non complicare inutilmente le cose. Andiamo. Che aspetti? Dobbiamo premere F e lo uccidiamo senza farci notare. Sono un ufficiale governativo. Devo esserci anch'io. Mi spiace, caro il mio capo archeologo. Ma il tuo contratto. Ok, dobbiamo. No. Dobbiamo ucciderlo con una freccia. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Ok. John, allora io direi per prima cosa uccidere un archeologo di locale. Non c'è più. Devo scoprire bene. Cosa stanno cercando. Però io direi di saccheggiare un po' quelli che abbiamo ucciso. Infatti ci hanno dato un po' di cose. Allora, con Q possiamo vedere molte cose. Allora, qui c'è una cassa. E qui ci sono moltissime cose. Qua ci sono dei materiali. Potrebbero sempre farci comodo. Pure questi potrebbero farci comodo. Diciamo che io tendo a prendere sempre tutto quando gioco questi giochi, perché so che poi mi potranno tornare utili. Ecco, un'altra cassetta. Ci ha dato un po' di cose, niente di specialissimo. Ok, allora andiamo oltre quel muro. Meglio dare un'occhiata a quelle rovine. Ok, doppio spazio e lo saltiamo. E ora conosco, c'è un'altra scenetta. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Ok, abbiamo trovato l'ingresso. Non mi resta che scendere. E ci dobbiamo arrampicare. Cioè, arrampicare. Ci dobbiamo calare. Ok, così dovrebbe andare. Ok, dobbiamo scendere con una corda. E poi, ok. Il meccanismo l'ho capito. Dunque. Teoricamente ci dobbiamo solo lanciare. Qui comandante Rourke. Voglio il sito sicuro ora. Quando arriva il dottor Dominguez entriamo tutti insieme. No. Oh oh oh. Ok, era così. Dobbiamo scendere sempre con la nostra cara corda. Stavamo per cadere. Ok. Siamo salvi per un pelo. E qui che bisogna fare? Ah. Ok.
Allora, una volta arrivati qui, dobbiamo saltare qui. Il dottor Dominguez sta scendendo. E saltare qui sopra. Devo sbrigarmi. Ok. Dobbiamo di nuovo scendere con la nostra fidata corda. Ok, allora adesso dobbiamo, se non sbaglio, quando ci sono queste strisce sui muri, bisogna fare questa roba qua. Vai. Ok. Ora dobbiamo scendere su questo coso. Verso la grotta. E suppongo che io debba scendere con la corda. Allora, no. Cosa dovrei fare? Ah, ok, e adesso me lo dicono. Me lo potevano dire prima? Ah, i consigli li dovrebbero dare prima. Eccola. Jonah, entro in una grotta. Ok. Potrei perdere il segnale. Ho ricevuto. Siamo in una grotta. Dei funghi. Anche se non è proprio il gioco adatto, bisogna sempre andare. Sembra a funghi. Che questa grotta di solito sia sommersa. Ok, allora, a quanto pare qua ci sono un po' di cosine che possiamo raccogliere. Per esempio, qui c'è un murale che, se non sbaglio, li possiamo leggere, che ci danno delle informazioni che ci serviranno poi avanti nel gioco. Questo cos'è? L'incisione su questo monolite Maya è troppo rovinata per leggerla. Ok, allora, a quanto pare qua dobbiamo fare così. Ok, stavamo per morire. Questi cosi, se non sbaglio, bisogna tirarli giù con la corda. Sì, con la corda, con l'arco. Perdonatemi. Mamma mia. Ok. Ci stiamo avventurando in un posto molto sicuro, dove non prenderemo di sicuro la scarlattina. Forse c'è qualcosa sott'acqua. Ok, c'è quest'altro coso che posso prendere. Celle detentive. Ok, da questa parte non dovrebbe esserci più nulla in particolare. Allora, non vorrei sbagliarmi. Ok, con questo andiamo sott'acqua. Tenendo premuto il mouse si nuota più velocemente. Mamma mia. Così sì. Ancora devo prendere manualità con i comandi. Ok, prendiamo aria. E ora dobbiamo continuare ad andare avanti. Tecnicamente. Mamma mia, che colpo! Ok, qua dobbiamo risalire, un po' come all'inizio, come nel primo episodio. Se vi siete persi il primo episodio, mi raccomando, recuperatevelo. Anche se sono tutti filmati introduttivi, però sono molto molto interessanti, perché spiegano più o meno ciò che è successo. Stiamo per essere schiacciati. Ora dobbiamo cliccare e velocemente per liberarci. Ok, siamo salvi.
Ok, allora intanto qua abbiamo una cosa da prendere. Devo trovare il tempio che sta cercando Dominguez. E a quanto pare qui c'è una corda. Allora, quando ci sono le corde, conviene tagliarle, come abbiamo imparato prima. Allora. Ok, stavo per cadere. E ora siamo arrivati al tempio. Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Ok. Promette male. Lara, la cremita avanza con gli esplosivi. Me ne sono accorta. Qui trema tutto. C'è una piramide. Vedo di raggiungere la cima. Ok. Allora, dato che avendo già giocato il gioco e ricordandomi più o meno poco, però più o meno me lo ricordo, che questo livello è molto molto lungo, io direi di fermarci qui per questo episodio. Nel prossimo episodio faremo il tempio e da me, da Lara e dal tempio è tutto. Io vi auguro una buonissima giornata e mi raccomando, non so cosa raccomandarvi, però mi raccomando qualcosa. Ok, da me, da Lara e dal tempio è tutto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!